Il regalo che oggi noi le facciamo and the present we give to you è frutto del lavoro di un nostro grande concittadino artista, Giovanni Raspini, un simbolo della città di Arezzo, la chimera. A symbol of the city of Arezzo, the chimera, è il pensiero liquido. And the liquid thought. Ecco, una chimera che si sta sciogliendo. This is a chimera. Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo, famoso per il suo pensiero liquido e per l'enorme mole di pubblicazioni e studi che ha prodotto nella sua lunga carriera, è stato ricevuto nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Una lezione all'università e un appuntamento al Teatro Tenda faranno sì che in questi due giorni Arezzo possa ascoltare dal suo stesso padre concetti e teorie che sono tutt'oggi oggetto di studio e ricerche da parte di studenti e letterati. L'essenza del pensiero liquido di Bauman sta nella sua spietata critica alla mercificazione delle esistenze, al consumismo e all'omologazione planetaria. Proprio in una città come Arezzo, culla della cultura da secoli, Bauman lancia i suoi messaggi sempre molto contemporanei, come il fatto che oggi il mondo è ormai diviso tra una metà online e l'altra offline. Crede che i nostri amministratori capiscano l'importanza della loro responsabilità in questo particolare momento storico? Yes, I think that people are incorrectly protesting. Sono corrette le proteste della gente quando i politici non mantengono le loro promesse. Loro non possono mantenere queste promesse non perché sono scorretti, non perché sono persone che mentono, ma semplicemente perché ci sono delle reali contraddizioni. But simply because they face a real contradiction. Ad esempio, gli interessi degli italiani non possono coincidere del tutto con gli interessi del resto dell'umanità. Nessuno può prevedere gli effetti di alcune decisioni prese in differenti paesi e in tempi differenti. Non possiamo avere un'idea precisa di dove e come questi effetti potranno intervenire nelle prospettive future. La vera domanda, la vera preoccupazione è che non abbiamo istituzioni che possano guardare in faccia a questa responsabilità. We could actually face up to this sort of responsibility.